Perché maestro Duolingo? Perché vuole farmi questo? Potrei farti la stessa domanda. Che ci fai qui? Io non lo so. Saresti dovuto restare in quella casa e non immischiarti in faccende che non ti riguardavano. Maestro Duolingo, sono desolato, ma continuo a non capire. Credimi, ormai non è più importante. Addio John. Che fai impalato? Scusami Rick, non c'è tempo per le parole. Se ci tieni alla tua vita vieni con noi. Sì Rick, grazie mille. È inutile che fuggiate. È solo questione di tempo prima che il maestro Duolingo scopra il vostro nuovo nascondiglio. Venga pure a cercarci, non aspetto altro. Richard, cosa è successo? Maestro Duolingo, devono aver utilizzato qualche strana arma per stordirla. Sono fuggiti dalla porta in fondo al corridoio. Perfetto, grazie. Ha per caso intenzione di seguirli? Ovviamente non posso lasciare John a piede libero, ma al momento c'è una questione che non posso rimandare. Re Julien, è davvero sicuro che questo sia il luogo? Credo di sì. Beh, allora non resta altro che posizionare il talismano, giusto? Sì, non dovrei. Aspetta un secondo. E tu come fai a saperlo? Oh, semplice, io sono te, quindi è come se condividessimo i pensieri, no? Giusto, Re Julien, non ricorda? Ad essere onesto inizio ad avere i miei dubbi sul fatto che siano sempre esistiti due Re Julien. Cuginetto su via, non dare sfogo a pensieri sciocchi come questo. Poniamo finalmente fine a questa storia.